Buongiorno a tutti, comincio la mia relazione e faccio un piccolo richiamo a cosa si intende per piano della performance. Il piano della performance è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il piano è redatto con lo scopo di assicurare il rispetto dei seguenti principi: trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, e naturalmente riguarda un orizzonte pluriennale perché è un piano triennale. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere annualmente due documenti: un documento programmatico triennale, che è denominato appunto piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, e un documento denominato relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e dalle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Allora, il primo piano della performance viene approvato dalla Regione Marche, dall'ERAP Marche subito dopo la sua costituzione, ed è quello del 2014-2016, ed è stato appunto varato in un momento di profondo riordino dell'assetto organizzativo a seguito del provvedimento di riforma varato dalla Regione, che ha portato all'accorpamento degli enti provinciali in un unico ente regionale. Questo invece per l'anno 2015, gli obiettivi che erano già in parte presenti naturalmente nel piano 2014-2016, perché era un piano che aveva valenza triennale, sono stati poi meglio individuati nel piano della performance per il triennio 2015-2017, che è stato approvato con decreti del direttore numero 306 del 1 dicembre 2015 e 324 del 29 dicembre 2015. Naturalmente questo non deve far pensare che il piano è stato approvato il 29, definitivamente l'ultima parte del 29 dicembre, poi in due giorni è stato portato in esecuzione, perché in realtà il piano è stato definitivamente approvato, ma era stato già, a parte, ripeto, che una parte era già compresa nel piano 2014-2016, ma in ogni caso era stato già definito in corso d'anno, era stato già dato inizio alla sua esecuzione. Allora, questo modello di organizzazione comporta l'armonizzazione delle procedure e il conseguente innalzamento della qualità dei servizi agli utenti su scala regionale. L'ente unico regionale meglio garantisce l'uniformità operativa sull'intero territorio regionale, determinando un livello qualitativo delle prestazioni da rendere al cittadino tendenzialmente omogeneo. Un'armonizzazione virtuosa che mira ad elevare gli standard di qualità avendo a riferimento le migliori pratiche. E infatti l'obiettivo strategico, perché naturalmente per redigere il piano della performance si parte dall'obiettivo strategico, l'obiettivo strategico di primo livello, l'unico obiettivo che è stato dato all'ERAP Marche da parte della Giunta regionale, è quello dell'armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo delle attività svolte dai presidi. L'armonizzazione delle procedure dei presidi con il conseguente miglioramento in termini di efficienza dell'ERAP Marche è stato perseguito con due principali tipologie di intervento. Innanzitutto l'uniformazione delle regolamentazioni in uso, perché fino a che ci sono stati cinque enti indipendenti provinciali, e seppur erano governati dalla stessa legge regionale, ciascuno aveva il suo regolamento applicativo per i vari procedimenti amministrativi. E poi l'acquisizione unificata di beni e servizi di interesse generale e utilizzo nei presidi di software omogenei, il più importante software che è stato definito che dovrà entrare a regime, è quello per la gestione appunto dell'utenza, di tutti dei canoni e di tutto quello che ne consegue. Quindi questo obiettivo che abbiamo detto attribuito alla Giunta regionale, che è l'armonizzazione, l'informazione e il miglioramento qualitativo, è stato perseguito mediante l'attuazione
delle strategie operative che vedete nella slide. Io adesso non darò lettura compiuta, però ne do cenno. Per esempio, abbiamo bisogna tenere presente, cioè questo a sinistra è l'obiettivo di primo livello, che già detto è quello che è. Questo viene attuato con gli obiettivi di secondo, con il perseguimento degli obiettivi di secondo livello, che sono quelli della seconda colonna. E quindi dobbiamo dare rilevanza che è stato mantenuto il sistema di gestione qualità che era già di 4 su 5 di provinciali, è stato ottenuto anche per l'era tomata in base nel suo complesso, anzi anche Fermo, che era l'unico che non ce l'aveva, lo ha conseguito, ma mi sembra nel 2016, nel 2015. Vabbè. Poi abbiamo, stiamo facendo la carta dei, la carta dei servizi, che era presente solo in due enti provinciali, e adesso stiamo lavorando, vedete che è un obiettivo nel 2015 triennale, ma è presente anche poi nella piano per il 2016, stiamo lavorando per raggiungere a questo. Poi si sta attivando la procedura Smart Office per la redazione dei contratti in forma telematica. Naturalmente è stato messo come obiettivo anche la redazione del piano triennale della performance e la redazione del piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità. Qui c'è scritto 2014-2016 perché si intende naturalmente gli aggiornamenti annuali che devono essere fatti. E poi dopo si comincia ci si cominciano ad essere le procedure univoche. La ricerca di una procedura univoca, abbiamo procedura univoca per la costituzione dei fondi di trattamento accessorio del personale, la definizione dei capitolati speciali d'appalto, dell'elenco prezzi e quindi prima quando ho citato i piani triennali non avevo citato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, ma naturalmente anche questo è stato messo nel piano della performance. E poi qui abbiamo unificazione modulistica settore utenza, unificazione modulistica settore manutenzione, uniformazione procedure, qui siamo sempre sulla unificazione e l'uniformazione, regolamento delle attività di supporto, regolamento di contabilità, abbiamo appunto, abbiamo quando finisce nel 2015 oppure avremo quando si tratta di obiettivi pluriannali, la unificazione di queste procedure e la il risultato di un regolamento o di una modulistica comune per tutti i presidi. In questi obiettivi per l'anno 2015 è stata effettuata la verifica sul raggiungimento e per cui tutti gli obiettivi proposti sono stati effettuati, sono stati raggiunti, ad eccezione dell'obiettivo A29 che era l'acquisizione del software gestionale dell'utenza, ma che adesso comunque è stato, attualmente è stato raggiunto, che non era stato raggiunto al 31 dicembre 2015 solo al 90%, ma per cause esterne non imputabili al personale coinvolto. La relazione sulla performance per l'anno 2015, che è stata redatta nei termini, è stata validata dal COCIVA, cioè il Comitato di Controllo e Valutazione della Regione, nella riunione del 28 novembre 2016. Con un apposito documento di validazione, quindi a seguito dell'emanazione di questo documento di validazione il direttore ha approvato la relazione sulla performance con decreto del 30 novembre 2016. Anche per l'anno 2016 la Giunta regionale ha sempre attribuito alla direzione dell'ente quale unico rilevante obiettivo strategico di primo livello l'armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo delle attività svolte dai presidi. E quindi con il decreto del direttore 267 del 1 dicembre 2016 è stato approvato il piano della performance per il triennio 2016-2018. Naturalmente quello che ho detto prima vale anche adesso, cioè quello che non è che è stato approvato con decreto il 1 dicembre, quindi si è cominciato a lavorare sugli obiettivi solo il 1 dicembre, ma gli obiettivi erano stati fissati molto tempo prima, anche se naturalmente il cambio che si è avuto nella direzione ha comportato qualche mese di slittamento, comunque diciamo che a luglio erano stati tutti già definiti ed era operativo il conseguimento degli stessi.
Queste sono le strategie di secondo livello, gli obiettivi di secondo livello per gli obiettivi del 2016 e abbiamo sempre il mantenimento della certificazione di qualità, abbiamo ancora la carta della qualità dei servizi che è stata prorogata fino al 2018, la redazione e l'applicazione. E per il resto abbiamo praticamente le stesse cose per quanto riguarda il piano triennale delle azioni positive, il piano triennale delle performance, il piano triennale della prevenzione della corruzione. C'è ancora l'unificazione delle modulistiche che non sono state completate, però abbiamo la definizione di procedure uniformi per affidamento e gestione di interventi di manutenzione. È da fare un cenno particolare, ma quello lo farò successivamente, ai quattro obiettivi di secondo livello che sono stati indicati in rosso, perché si tratta di obiettivi che adesso posso anche leggere, che hanno rilevanza anche sul piano della trasparenza, quindi pubblicazione integrale sul sito istituzionale di tutti i decreti e di tutte le determine, analisi delle aree di attività dell'utenza, mappatura dei processi e individuazione delle misure di trattamento del rischio, regolamento ex legge 241-90, corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza su tre livelli. Questi sono gli ultimi. Però dobbiamo parlare del coordinamento tra il piano della trasparenza e gli strumenti del ciclo della performance, perché è di particolare interesse la riflessione sulle interazioni che intercorrono tra la legge anticorruzione e l'assetto delineato dalla legge sulla performance. È interessante notare infatti come le due riforme normative siano accomunate sul piano dei principi che intendono perseguire e si pongano in rapporto di continuità e progressione. Riflettendo sul piano dei principi è agevole riscontrare come tutte e due le leggi, aspettate che qui non lo leggo,